Salve a tutti, benvenuti a Città della Scienza. Siamo qua venerdì 18 maggio per la giornata internazionale della fascinazione delle piante. Scopriremo, grazie a ricercatori e professori, perché è bello, utile e interessante studiare le piante. Ma senza indugiare, Coppa, fatti proprio un giro e provateci. Non è esclusivo, non è esclusivo. Io direi che con questo abbiamo concluso, così abbiamo tutta, forse poi farti una seconda inquadratura di fungo campo dall'alto alto, ti pare? Così hai fatto tutti i lati e poi avanti un passato. Mi chiamo Luciano Mauro, sono il curatore del giardino della Minerva. Stamattina siamo qui con alcune immagini di questo giardino per rappresentare questa particolarità di questo luogo. Un luogo che è a Salerno, nel centro storico della città, nel centro storico alto, ed è il luogo dove nasce l'idea di orto botanico moderno. Cioè, in quel luogo Matteo Silvatico, un grande medico della scuola medica salernitana, vissuto a cavallo tra il 1200 e il 1300, in quel luogo realizzò un giardino collegato alla didattica. Ed essendo Salerno la prima università di medicina, quel giardino collegato alla didattica, dove si coltivavano le piante officinali, divenne di fatto il primo esempio di orto botanico. E ovviamente in questa magnifica organizzazione, tanti begli esempi, diciamo, di come può essere interessante la botanica e come è importante la botanica nel mondo d'oggi, il giardino della Minerva è in un certo qual modo, non so, una sorta di antesignano di questa lunga storia della botanica. Sono la professoressa De Falco del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Salerno. Partecipiamo a questa mostra con la nostra ricerca sui colori naturali tratti da piante dell'area mediterranea e da scarti di coltivazione di piante dell'area mediterranea. Quindi lavoriamo su piante come il mirto, il sambuco, ma anche le tuniche delle cipolle di Montoro o le bratte degli scarti, quindi del carciofo bianco di Pertosa. Ci occupiamo quindi della scoperta della tintura vegetale, sia nel tessile ma sia anche in altri settori, per esempio pitture per la bioedilizia oppure anche tinture della carta pesta, delle pelli. Collabora con noi un gruppo che si è formato nell'ambito della ricerca, che è l'associazione I colori del Mediterraneo, tingere delle piante, con le piante, che utilizza queste tecniche, questi processi messi a punto, rigidamente ecocompatibili perché usiamo come solventi soltanto l'acqua, per creare delle filiere già nell'artigianato del settore tessile ma anche di altri. Sono Stefania Grillo del CNR, sono un ricercatore, lavoro a Porto, per l'Istituto di Genetica Vegetale, dove noi cerchiamo di migliorare le piante utilizzando le loro caratteristiche genetiche.
ci è venuta con Roberto De Fezzi l'idea di organizzare questa mostra perché volevamo essere presenti e dare, diciamo, il nostro contributo a far capire quanto sono belle le piante. In particolare io mi sono interessata di organizzare la parte grafica insieme a Gaetano Guarino e a fare una serie di pannelli che potessero ben esprimere le potenzialità delle piante, perché le piante che noi mangiamo, di cui noi ci vestiamo e di cui noi ci curiamo, però le dobbiamo prima conoscere, quindi noi siamo un istituto di ricerca che cerca di capire dal di dentro le piante come sono fatte e cerchiamo di vedere come è possibile migliorarle. Nella nostra regione ci sono delle piante importantissime che, di cui ci alimentiamo frequentemente, come per esempio il pomodoro, quindi dopo andremo a vedere prima un attimo il nostro gioiello, il pomodoro San Marzano. Qui, per esempio, in questa postazione, non so se vuoi fare vedere, la dottoressa Nuccato sta facendo vedere come è possibile fare crescere le piante in un terreno, non normale, quindi un terreno chimico, in cui è possibile farle riprodurre in vitro, si dice, questo a differenza delle piante che crescono normalmente in terreno. Questa tecnica ha tanti vantaggi perché riesce a far riprodurre tantissime piante in poco spazio ed è possibile anche far riprodurre piante che normalmente sono difficili da produrre. Buongiorno, sono Antonella Leone, insegno genetica delle piante alla Università di Salerno e mi interesso da diversi anni di piante medicinali, partendo dall'antichissima tradizione della scuola medica salernitana che da sempre ha utilizzato piante come rimedi per moltissime malattie, diciamo, di tipo che influenzano l'uomo. In particolare io mi interesso di gli aspetti più biotecnologici delle piante medicinali, cercando di riprodurle in condizioni controllate e di vitro, in modo tale da non influire sulla raccolta nell'ambiente naturale, perché così preserviamo la biodiversità e diamo a chi si interessa, per esempio le industrie farmaceutiche, di preparare prodotti e rimedi a base di erbe medicinali, di avere un prodotto controllato. Mi interessa anche di modificare leggermente l'espressione dei geni per avere una quantità di prodotti e di principi attivi presenti nelle piante in modo tale da ottimizzare tutto il processo produttivo. Sempre presso l'Università di Salerno c'è anche una grossa sezione che si interessa invece di mettere a punto le condizioni migliori per coltivare queste piante in condizioni ecocompatibili e sempre volte alla ottimizzazione del prodotto e del principio attivo. Come ben sapete, le piante producono non solo prodotti che sono importanti per l'alimentazione come le proteine, i grassi, gli zuccheri, ma producono tutta una serie di prodotti, diciamo, che vengono chiamati tecnicamente metaboliti secondari, ma non sono assolutamente secondari, che servono proprio alla pianta per la difesa contro attacchi di patogeni o condizioni ambientali avverse, ma sono utilizzati dall'uomo da sempre, dall'antichità, per poter mettere a punto rimedi naturali. Solo per farvi un esempio, tra i prodotti farmaceutici più venduti al mondo attualmente, ben un quarto sono basati sull'uso di principi attivi provenienti dalle piante, estratti dalle piante. Questo sta a significare che le piante sono i migliori chimici del mondo, nel senso che possono produrre sostanze come per esempio il tassolo, che è attualmente il prodotto antitumorale più efficace, o per esempio l'artemisinina, che è prodotta dall'artemisia annua, che è il prodotto antimalarico più commercializzato attualmente, perché è l'unico efficace contro ceppi di plasmodio, che è l'agente della malaria, resistenti. Quindi questo è un mondo veramente affascinante, questo delle piante, perché ha delle applicazioni incredibili, dall'alimentazione a prodotti più, diciamo, importanti dal punto di vista commerciale, che sono i prodotti farmaceutici. Quindi ripeto il concetto: la pianta è il migliore chimico e biochimico del mondo. Molti di questi prodotti non possono essere sintetizzati in vitro e quindi l'uomo avrà sempre bisogno delle piante, quindi dovremmo essere noi bravissimi a conservare questa biodiversità e farlo anche
portando avanti le ricerche che stiamo facendo non solo a Salerno ma in tutta Italia, ed è per questo che è nata questa iniziativa a livello europeo, che è questo del il fascino delle piante, che è una giornata mondiale che proprio per aprirsi all'opinione pubblica e far capire l'importanza delle piante. Sono Teodoro Cardi, sono il direttore del CRAOT, il centro di ricerca per l'orticoltura di Ponte Cagnano, il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Noi, appunto, come dice il nome dell'istituto, ci interessiamo di tutti gli aspetti dell'orticoltura, quindi dalla genetica agli aspetti agronomici, agli aspetti di fisiologia, sia per gli aspetti di ricerca che di sperimentazione. Qui siamo presenti con varie iniziative, abbiamo un pannello che illustra tutti gli aspetti che caratterizzano sia l'orticoltura sia le piante orticole, e i diversi aspetti, le diverse peculiarità delle piante orticole dal punto di vista ambientale, dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista dell'importanza che esse hanno per l'economia nazionale italiana. Il settore dell'ortofrutta è uno dei settori più importanti sia per quella campana. Quindi abbiamo un pannello e una proiezione di diapositive che spero siano che i ragazzi possano apprezzare. In particolare tra le piante ortive ci sono un gruppo di piante molto importante che sono le leguminose, e di questo ora ne parlerà il dottor Zaccardelli, che è un ricercatore dell'istituto che conduce delle ricerche proprio in questo settore. Grazie. Salve a tutti, sono il dottor Zaccardelli Massimo del Centro Ricerca per l'Orticoltura. Da molti anni mi occupo di leguminose da granella, quindi per intenderci fagiolo, cece, cicerchia e lenticchia, e soprattutto mi occupo dello studio delle varietà locali, di tanti ecotipi che sono presenti nella nostra regione, ce ne sono davvero tantissimi, molti di questi sono anche a rischio di estinzione. Quindi noi facciamo tutta un'attività di caratterizzazione agronomica, nutrizionale, molecolare, e naturalmente cerchiamo di valorizzare al massimo queste varietà locali in modo tale che siano anche una possibilità di sviluppo per il territorio, di presidio per il territorio e una possibile fonte di reddito. Per diversi di questi legumi abbiamo dato sicuramente un contributo importante, parlo per esempio del fagiolo di Controne, del cece di Cicerale, ma ce ne sono veramente tanti altri che sono suscettibili di essere ulteriormente valorizzati. Da questo punto di vista bisogna dire che le istituzioni della Regione Campania ci sono sempre state molto vicine, hanno finanziato in tanti anni numerosi progetti, e da qui anche progetti del PSR proprio sui legumi, allo scopo di favorire la realizzazione di una filiera completa per la valorizzazione di questi prodotti straordinari, che sono estremamente ecocompatibili in quanto non hanno bisogno di essere concimato, perché grazie a una simbiosi azotofissatrice con i rizobi sono capaci di utilizzare l'azoto atmosferico. Oltretutto sono una fonte di proteine vegetali, quindi una fonte di proteica a bassissimo costo. Sono Edgardo Filippone, sono professore universitario alla Federico II nella Facoltà di Scienze Biotecnologiche. E la nostra presenza qui al giorno del fascino della pianta riguarda due aspetti estremamente interessanti ed anche applicativi di questi organismi viventi. Il primo sono le piante per i loro colori, per i loro fiori, quindi un lato di carattere anche industriale, e spiegare alle persone quanto lavoro e quanta abnegazione c'è nel trovare nuove piante e soprattutto nuovi fiori con nuovi colori che possono non solo soddisfare il gusto del consumatore ma anche essere utili per il nostro piacere. E alla base di questi colori, alla base di queste forme differenti c'è la genetica, quindi c'è lo studio di questi caratteri da parte dell'incontro tra gli operatori del settore e la ricerca scientifica. Un altro settore, anche qui estremamente interessante, è quello delle piante per il fitorisanamento. Il nostro ambiente è ricco di composti che lo inquinano, sia di natura organica che inorganica, e inquinano, ahimè, sia l'aria che le acque e i suoli. Le piante hanno una funzione, quella di poter fitorisanare l'ambiente, ripeto, sia aria che acqua che suoli, proprio da questi composti, assorbendoli, degradandoli, quindi una funzione in più delle nostre amiche verdi che ci ospitano su questo pianeta, perché ricordiamoci, senza le piante noi non saremmo qui. Sono Mariana Amanto, direttrice scientifica della Fondazione MIDA, Musei Integrati dell'Ambiente. Siamo qui oggi per presentare le tante funzioni delle piante.
Usiamo l'esempio del carciofo bianco di Pertosa, una varietà iscritta nei prodotti tradizionali della regione Campania, per far capire che però oltre agli usi alimentari ce ne sono tanti. Allora presentiamo un progetto che dal carciofo estrae tre bellissimi colori e anche le tante altre funzioni ambientali del carciofo con un microscopio sotterraneo che esplora le radici. Allora, salve a tutti, mi chiamo Giampaolo Marziano e sono qui in rappresentanza dell'associazione culturale Nemus che opera presso il giardino della Minerva di Salerno. La Nemus dal 2004 gestisce la tisaneria comunale del giardino, ci occupiamo della preparazione di infusi, quindi bevande a base di erbe aromatiche e qui in degustazione abbiamo portato due tisane ideali per il periodo estivo, una a base di rosa canina e carcadè, quindi tendenzialmente acidula, l'altra che è la Silvatica in onore di Matteo Silvatico, che era questo medico della scuola salernitana. La Silvatica è a base di menta, liquirizia e rosmarino, quindi tendenzialmente dolce e rinfrescante come bevanda. Inoltre la Nemus opera presso il giardino attraverso i canali delle scuole, quindi offrendo attività didattiche di degustazione, e se ci verrete a trovare saremo lieti di offrirvi una tisana sul terrazzo panoramico della Minerva. Dopo giratosi il secondo gruppo va con noi. Io sono Roberto De Fez, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e mi occupo soprattutto di piante leguminose, cercando di farle crescere un po' di più. Farle crescere di più significa tante bellissime cose, per esempio ridurre l'uso di idrocarburi, che in questo momento sono la principale sorgente di fertilizzanti azotati. Ecco, le leguminose fanno lo stesso lavoro dei batteri del suolo in associazione con le leguminose, fanno aumentare la fissazione dell'azoto, quindi la disponibilità di azoto per tutte le altre piante, e non a caso le leguminose, i fagioli, i piselli, le lenticchie sono, come dire, le bistecche vegetali. Ecco, aumentare la resa di leguminose, far crescere di più questo tipo di piante può servire a tutti, a tutte le altre piante, ma anche a tanti organismi e a ridurre l'utilizzo di energie non rinnovabili. Salve, sono Virgilio Gai, direttore generale della Fondazione MIDA. MIDA è un acronimo che sta per Musei Integrati dell'Ambiente. Ci troviamo quest'oggi a Città della Scienza per partecipare con un nostro progetto fatto insieme all'Università di Salerno e alla Regione Campania, che è il carciofo bianco di Pertosa come pianta tintoria. In effetti noi stiamo realizzando come fondazione un modello di sviluppo locale basato sulla valorizzazione di beni ambientali, storici e quindi anche valori territoriali, quindi prodotti come il carciofo bianco, in un utilizzo che non è solo alimentare. In questo caso utilizziamo gli scarti del carciofo come pianta tintoria e da qui abbiamo tratto e brevettato tre nuovi colori: il giallo, che abbiamo chiamato Oro Mida, un verde, appunto verde Pertosa, e un marrone, Terre di Auletta, che sono i due comuni che partecipano la Fondazione Mida insieme alla provincia di Salerno e alla regione Campania. Questi colori poi sono utilizzati sia per tingere materiali quali carta, ma anche le piante, e utilizzare per tingere stoffe, eccetera. E anche c'è un'altra nostra esposizione, che è un sottoprodotto del progetto, c'è la creazione della carta con fogli di carciofo insieme alla cartiera Amatruta di Amalfi. Sa,
Salve, sono Mara Ercolano, sono una ricercatrice dell'Università di Napoli Federico II e sono qui per presentarvi come possiamo scoprire insieme un tesoro che è quello della biodiversità, cioè la diversità delle piante che potete vedere nei nostri stand, e vi porteremo in un percorso a scoprirle piano piano, come hanno fatto i cercatori nell'epoca antica, quella di andare in giro a cercare queste piante diverse. Noi la faremo insieme a voi, vi faremo vedere anche come si può andare a scoprirla attraverso l'analisi della sua parte più importante, cioè il DNA. Vi mostreremo tutto questo e speriamo che sia di interesse per tutti voi. Di Napoli. Per questa occasione, dall'Orto Botanico di Napoli, abbiamo portato delle mostre, delle esposizioni relative alle piante tessili che noi esponiamo da tre punti di vista. Abbiamo portato le piante dalle quali si ricavano alcune delle infinite fibre tessili, quindi le piante in vaso. Abbiamo portato delle piante in fase di lavorazione, in cui si vede chiaramente il passaggio dalla parte della pianta, farete un attimo l'agave, il passaggio dalla parte della pianta, in questo caso la foglia, al lavorato, all'intreccio. Il tutto poi accompagnato solo da un assaggio di una mostra che si trova all'Orto Botanico, riferita ai tessili di tutto il mondo. Praticamente qui ci sono le foto di tantissime piante del mondo con campioni di fibre tessili, in molti casi assolutamente introvabili, perché sono spesso campioni tessili usati nell'antichità, usati in campo archeologico o usati solo localmente e molto spesso abbandonati. Quindi per il pubblico saranno del tutto nuove ed inusuali. Sono il dottor Riccardo Riccardi della cooperativa Arca 2010, ci occupiamo in collaborazione con enti istituzionali e anche enti privati di valorizzare e di preservare quella che è la biodiversità dell'orticoltura in Campania. Abbiamo svolto molti progetti negli ultimi 10 anni e questi sono stati progetti finalizzati proprio a cercare di conservare quelle vecchie varietà di ortaggi che la Campania, di cui la Campania è molto ricca e che è giusto salvare, anche perché possono rappresentare, oltre che una ricchezza culturale, storica, ma soprattutto un'occasione di business per gli agricoltori che vogliono appunto valorizzare queste nuove varietà. Le vecchie varietà tradizionali sono varietà dotate di caratteristiche organolettiche superiori, varietà che però hanno bisogno di interventi per poter di nuovo rimetterle in coltivazione, perché hanno dei problemi che devono essere risolti e possono essere risolti con un intervento di tipo agronomico e di tipo culturale, che possono appunto mettere nelle condizioni di esprimere il massimo delle potenzialità produttive e qualitative.